prima consiliatura, quali sono i 5 anni che l'attendono, quali sono gli obiettivi cruciali che lei stabilisce per lei? Ma anche quella di 5 anni fa era ampia, poi è diventata un po' meno ampia. Oggi abbiamo più forza politica, più maturità, più conoscenza della politica, della città e della macchina amministrativa. Non ci siamo mai fermati dal 19 giugno, abbiamo subito lavorato e sarà soprattutto la città vicina ai cosiddetti ultimi. Tant'è vero che dopo ascolterete nella lettura delle deleghe quelle che notoriamente vengono definite periferie, in una delega che ho dato al neo assessore Daniela Villani sarà nuove centralità. Quindi noi vogliamo una città meno diseguale dal punto di vista sociale ed economico e daremo segnali concretissimi sin dal primo momento in questa direzione, dal diritto al reddito, al diritto alla casa e tanti altri che poi ne parleremo nei prossimi giorni. Poi per mantenere una città in vetta come noi l'abbiamo portata, perché la ereditammo mortificata dai rifiuti, depressa moralmente e politicamente e senza energia culturale, per poter rimanere in vetta come l'abbiamo portata grazie ai napoletani c'è bisogno di servizi molto migliori, quindi qualità della vita quotidiana che deve crescere e questa è la sfida della squadra, chi non è in grado avrà il tagliando, faremo in questo modo, instaureremo il metodo del tagliando politico, ci saranno obiettivi a breve, a medio e a lungo termine, il primo tagliando si fa a breve, si fa a Natale, se gli obiettivi non sono stati raggiunti si cambia. E anche la filiera istituzionale va a questo punto riallineata e ricostruita. Continuerò a fare il sindaco di strada, non ho mai smesso, anche ieri stavo per strada oltre che scrivere le ultime deleghe, quindi sindaco di strada e sindaco istituzionale. Ho già dato la disponibilità sin dal primo momento, ad esempio, a incontrare il Presidente del Consiglio, attendo ancora una sua convocazione sul punto, quindi noi siamo una città del dialogo, siamo la città istituzionale, ma siamo anche la città dell'autonomia, del movimentismo, fino anche la città ribelle di fronte alle oligarchie, alle tecnocrazie, alle ingiustizie, alle cricche e alle mafie che sono ancora tanto presenti nello Stato. Io domani, come sempre, sarò a Via D'Amelio perché la città di Napoli e il sindaco saranno presenti a ricordare al Paese che esiste ancora opacità su quel periodo che fu quello della trattativa tra pezzi di Stato e mafia. Quindi domani lei non sarà a Napoli, sindaco? Ho detto, sono a Palermo. Non godo ancora del dono dell'ubiquità. Non quindi incontrerà Renzo sicuramente Capozzuoli. Scusate, se ho detto che domani sto a Palermo, come posso incontrare? A parte che non ho avuto invidi, non ho avuto convocazioni, cioè il tema degli incontri non è che si fanno per caso. Quando stai per strada incontri i cittadini, che sono gli incontri più belli, incontri gli abitanti, incontri di vetro. Poi gli incontri istituzionali di un certo livello vanno preparati e vanno fatti nei luoghi istituzionali. Poi non mi risulta che sia in programma da parte sua un incontro con me, non ho notizie di questo tipo. Perfetto. Grazie a voi.